Welcome back everyone. Oggi prepariamo ciambella alle mele in un frullatore. Quelle che ci serve sono 200 g di farina 00, 100 g di zucchero, 130 g di burro, 2 uova media, 2 mele di media grandezza, una busta di lievito in polvere per i dolci, un pizzico di sale e prima di tutto accendiamo il forno a 170 gradi. Per iniziamo, sbattete le uova, in questo caso la facciamo tutto in un frullatore. Aggiungiamo lo zucchero e un pizzico di sale. Continuiamo a frullare. A questo punto unite il burro e continuate a frullare per farlo amalgamare bene. Incorporate la farina, in questo caso sto facendo poco alla volta, e continuate a frullare per farlo amalgamare bene sempre. E infine aggiungiamo il lievito. In questo caso continuiamo a amalgamare lo stesso finché non amalgama bene il lievito. Una volta ottenuto l'impasto morbido e omogeneo, imburrate e infarinate molto bene uno stampo da ciambella e versate all'interno il composto lievitato con la spatola. Aggiungete le mele tagliate a spicchi. E infornate nel forno statico a 160 gradi per 50 minuti. E alla fine questo è il risultato finale.